Non strappare un fiore è un modo elegante per insegnare alle nostre bambine e ai nostri bambini che si può amare anche senza possedere, anzi che forse l'amore è proprio quello privo di possessione. Permettereste mai a vostra figlia o a vostro figlio di strappare una splendida peonia in fiore tutta profumata? E allora spiegatemi, perché permettiamo, in alcuni casi invogliamo, incentiviamo a raccogliere e strappare fiori più comuni e anonimi come margherita, tarassaco, violetta e altri fiori apparentemente meno imponenti? Ci sono quindi fiori di serie A e fiori di serie B, fiori che meritano di vivere più di altri. Fiori più fiori di altri. Perché una margherita ha diritto di vivere tanto quanto una quercia, esattamente come una coccinella ha diritto di vivere tanto quanto un'aquila. E permettere ai nostri bambini e alle nostre bambine di conoscere i fiori e interagire con la natura senza distruggere quello che la natura ha messo mesi per costruire è la prima forma di consapevolezza per una vita rispettosa nei confronti dell'ambiente. Oggi ti educo a rispettare un fiore, domani a rispettare una volpe, poi a rispettare un orso e chissà se domani non voterai più consapevolmente scegliendo quel partito politico che non voleva distruggere il bosco per costruire una pista da bob.